destino per farla crescere. Ecco, noi facciamo adesso vedere come sì, i semini dove vengono messi, vengono messi in un terriccio dove c'è terra e torba, che questa torba è un residuo vegetale che aiuta tanto a far crescere appunto la pianta, sono delle sostanze. Ecco, noi siamo qua appunto per far vedere queste alunne come avviene la crescita di queste piantine e come curarla fino a farle diventare grande. Poi alla fine sarà questo progetto, finirà con la Polizia delle Spiagge, dove noi saremo anche presenti, e insieme a tutti qua presenti l'assessore e quant'altro. Spiegalo bene, cosa si farà in particolare? Le bambine saranno tutto il tratto lungomare, dove vanno muniti di guanti, sacchi, a pulire la spiaggia di questi rifiuti che tanto purtroppo la gente lascia così, e noi cerchiamo di ripulire per il nostro bene, per il nostro futuro e per tutti noi. Allora, un bel progetto questa mattina alla Capuana Diavola, la forestale ha donato ai ragazzi delle piantine che adesso loro stanno piantando, un bellissimo progetto che vuole avvicinare i ragazzi alla natura. Sì, proprio ha detto bene. Innanzitutto voglio ringraziare a nome della nostra dirigente il Corpo Forestale che si è messo a disposizione della nostra scuola. Ecco, questo progetto verte semplicemente proprio a fare arricchire i nostri ragazzi, in modo che sull'ambiente abbiano una certa sensibilità. Attraverso questo progetto cercheremo proprio anche di dare un po' di verde alla nostra scuola, e ringrazio ancora per la seconda volta il Corpo Forestale, e con le mie colleghe cercheremo anche di organizzare delle giornate particolari, in modo che proprio si rendano conto che il verde per la nostra città è qualcosa di importante. E porteremo anche i ragazzi attraverso delle passeggiate proprio per farli crescere anche sul nostro territorio, per anche cercare di farli rendere conto che il nostro territorio è particolare per la sua, diciamo così, esistenza, e faremo in modo che abbiano, diciamo, più sensibilità. Attraverso questa esperienza dovrebbero anche capire che il nostro territorio deve essere sempre guardato da parte loro, quindi dove c'è un po' di verde deve essere sempre pulito, in modo che loro possano apprezzare sempre. E penseremo anche nel futuro anche di fare dei lavoretti proprio per cercare di migliorare un po' questa qualità di vita. Chi ha collaborato alla realizzazione di questo progetto? Allora, noi come gruppo insegnanti, qui presente mia collega la Roccaro e anche la professoressa Deli Rocini, e io, professore Paolo Di Longo, naturalmente do un supporto a questo, diciamo, progetto, ripeto, per cercare di dare il meglio a questi ragazzi. I ragazzi, stavo vedendo, hanno preso con molto entusiasmo questa iniziativa. Sì, prendono con molto entusiasmo, perché proprio è importante, fondamentale per loro, perché il futuro è, diciamo così, deve essere verde, ecco, per loro, in questo senso. C'è anche in programma la Polizia delle Spiagge. Sì, questo l'11 di aprile, già abbiamo fissato la data, abbiamo fissato, quindi porteremo i ragazzi sul posto per cercare di fargli proprio rendere conto che ogni cosa che c'è sulla sabbia che non fa parte proprio di quell'ambiente deve essere proprio tolto. Una tappa importante di un progetto molto più ampio che fa da cornice, che è il progetto di educazione alla legalità. La scuola ha un compito importantissimo, che è quello di sensibilizzare i giovani nei confronti di queste tematiche importanti che riguardano la tutela dell'ambiente, e per riqualificare in modo globale l'ambiente in cui viviamo è veramente importante coinvolgere le nuove generazioni, i nostri ragazzi. Io ringrazio i docenti che hanno curato questa iniziativa, la commissione che si occupa proprio della tematica dell'educazione alla legalità, quindi l'insegnante Roccaro, il professore Di Longo e la professoressa Deli Rocini. Grazie anche ai docenti che hanno permesso la realizzazione di questa attività. Grazie mille. Questo progetto, abbiamo detto, non si conclude oggi, ma continuerà. Poi continuerà con l'11 di aprile, dove noi siamo anche presenti per quanto riguarda la Polizia delle Spiagge, con tutti gli alunni, gli insegnanti, per ripulire le nostre spiagge, perché serve anche a noi stessi e per l'ambiente. Quindi ci diamo appuntamento il giorno 11 aprile.